Ok, ci siamo. Ciao bambini, buongiorno. Oggi proviamo a fare insieme una cosa nuova. Non l'ho mai fatto nemmeno io, quindi è una novità anche per me. Vediamo se ci riesce, vediamo soprattutto se ci piace. Se ci piace, magari lo rifacciamo anche in seguito. Volevo lavorare un pochino sul parlare inglese, come facevamo in classe. Come facciamo, visto che non possiamo farlo in classe, in questa maniera? Io tra un pochino smetto di parlare in italiano e vi faccio una serie di domande in inglese. Tra una domanda e l'altra faccio una pausa. Durante questa pausa voi provate a rispondermi in inglese, ovviamente. Se non vi ricordate, se non capite bene una domanda o se non vi ricordate bene una risposta, non vi preoccupate. Aspettate la domanda successiva e andate avanti. Non c'è bisogno che vi registriate come sto facendo io, mi basta semplicemente sapere che ci state provando. Ok, are you ready? Siete pronti? Let's start. Iniziamo. Good morning. What's your name? How old are you? How are you? Where are you from? And where do you live? Have you got a pet? Pet, vi ricordo, è un animale domestico. What pet have you got? And what is name? Have you got a brother or sister? And what is name or her name? If you don't have a pet, se non hai un animale domestico, no worries, nessun problema. Tell me, dimmi. What's your favorite animal in general? Okay, my favorite animal is the tiger. And what's your favorite color? My favorite color is red. And what's your favorite food? Okay. Do you play sport? What sport do you play? Thanks. And do you like ice cream? And do you like chocolate? And do you like broccoli? I love broccoli. Okay, that's all for today. See you soon and bye bye. Ok, bambini, per oggi è tutto. Fatemi sapere se siete riusciti a rispondere alle domande, se vi è piaciuto provare a fare questo tipo di esercizio e speriamo di vederci presto. Ciao ciao, buona giornata e tra un pochino buona Pasqua e buone feste. Ciao!